Li trovo aumentati i prezzi della verdura? Sì, molto. Cos'è che pensa che sia aumentato di più? La verdura? Tutto, sia la frutta che la verdura, e tutto ciò che si compra al mercato. Beh, c'è un 10% in più in genere su quasi tutte le cose. Le banane io le pagavo 1,50 euro, adesso le pago 1,80 euro. Un cicorie e due pere ho speso esattamente 9,50 euro. Voi avete aumentato un po' i prezzi della verdura, della frutta? Abbiamo aumentato quello che è aumentato. Lei ha visto le bollette della luce? Avete dovuto un po' ritoccare i prezzi? Sì, ma dall'origine che è stato ritoccato. Allora, abbiamo avuto aumenti noi, aumento... 10%, 15%. Così. Avete ritoccato un po' i prezzi della carne? Sì, li abbiamo ritoccati. Certo. Se ci dovevamo adeguare agli incrementi che ci sono stati, luce, gas, anche i fornitori stessi, in percentuale almeno quello dovevamo. Visto che aumenta tutto, di conseguenza noi siamo tra l'incudine e il martello, dobbiamo aumentare per forza. Il pesce compro quello un po' congelato, sono sincera, perché a volte quello fresco, visto che prezzi 40, 38... 20... Un pochino, qualche ritocchino in alto? Sì. Sì. Sulle vongole abbiamo fatto, sulle soiole. Alcune magari confezioni mantengono il prezzo e restringono il peso. La pasta è molto più cara, non l'ho comprata oggi, ma è molto più cara. Tante cose sono aumentate. Quindi addirittura secondo lei anche più del 10%? Sì, perché hanno problemi a procurarsi le farine. Signora, lei spende di più ora per la spesa? Beh, per forza. Sembra niente, però un po' lì, 10 qua, 10 là. Da lei lo vende l'olio di semi? Ah, questo di arachidi 4,50 euro. Quanto è aumentato? È aumentato circa il 70%. L'ha trovato aumentato? Sì. Sì. Hanno aumentato? Era di meno, 50 centesimi di meno. Con un medio 3,50, prima 3,50. Stava a 3.